bellissimo atto di un'avventura che speriamo vada bene nel 2012 e ancora meglio nel 2013. L'emozione è quella di riuscire a far fare bella figura alla città e a tutti quelli che per la città operano. E quindi più che emozione è un carico di responsabilità che sentiamo molto forte. Venezia non era esattamente già pronta, le difficoltà sono state quelle di renderla pronta in pochissimo tempo. Per fortuna Venezia era pronta perché qui si sta attrezzando un centro tecnologico ed è stato abbastanza facile convertirlo per l'America Scap, ma la conversione dell'arsenale nel centro di eccellenza tecnologica di Venezia era già nata prima ed ETECAV è la società che dovrebbe valorizzare le capacità tecnologiche dei prodotti che qui si faranno. Made in arsenale significa che alcune componenti uniche che verranno utilizzate per il MOSE resteranno un patrimonio tecnologico dell'arsenale di Venezia. Uno degli obiettivi di questa manifestazione è creare un'occasione di accesso del pubblico all'arsenale perché possa rendersi conto che cosa è in realtà l'arsenale. Quindi una delle attività principali è il percorso guidato che entrando dalle tese della Marina lungo tutto il bacino porterà i visitatori fino alle basi tecnologiche dell'America Scout.